Tennessee, the heartland of the nation, where soul music and rock and roll was the new liberation. Memphis calling out to me. Back in time to where the soul music was born. Back to the future, back to Mississippi. Lord knows you blow my mind. Well, I'm Booker T and the MGs getting down, playing a sweet, sweet soul. Otis Redding singing, singing, loud, singing all his soul. We're gonna take you back in time, time machine, back to the future, where soul music happened. It was a magic of a time when blacks and whites came together. Music of the heart. You don't hear soul music, you don't hear soul music. You feel it, that's your part. Memphis calling. Memphis calling out to me. Memphis calling, calling, yeah. Memphis calling out to me, yeah, yeah. Memphis calling, yeah. Lord is calling out to me. Memphis calling, yeah. Calling, calling out to me. How to be.
Memphis Calling, abbiamo ricominciato così con il live di Mighty Mo Rogers insieme al Luca Giordano Band e poi ancora Sax Gordon, il tutto con i Bow Keys che sono la resident band della scorsa edizione del Porretta Soul Festival. Allora pian piano vi racconto tutto, questa ora di Stereonotte la dedichiamo proprio al Porretta Soul, che è un festival storico italiano dedicato a questo genere musicale e di cui abbiamo delle registrazioni in esclusiva, per cui ringrazio il direttore artistico Graziano Muliani e l'ufficio stampa Maurizio Quattrini. Questa è Stereo Notte, Duccio Pasqua al microfono con Leonardo Patanè in regia e Stefano Siani in console. La voce che abbiamo sentito appunto è quella di Mighty Mo Rogers, che è nato in Indiana, ha studiato pianoforte classico, ma poi siccome il papà aveva un nightclub e tutte le blues band andavano a suonare lì, si è innamorato di quel genere e non si è più scollato da quel mondo. Bonnie Raitt, che è una leggenda del cantautorato folk, ha detto: la sua musica è una boccata d'aria fresca nel mondo del blues e del rhythm and blues. E poi aggiunge al suo grandissimo suono funky una grande capacità di inserire tematiche sociali. Adoro la sua voce. Insomma, per dirlo Bonnie Raitt, mi pare una grandissima investitura. Abbiamo cominciato così con Mighty Mo Rogers. Vi ricordo subito il nostro numero 335-699-2949 e vi racconto qualcosa del Porretta Soul, perché quella del 2023 è stata la 35esima edizione che adesso andremo a riscoprire grazie a tutta questa musica che ci è stata regalata dall'organizzazione del festival, ma è stata già annunciata la 36esima edizione che si terrà dal 25 al 28 luglio del 2024 e si confermerà, si consoliderà il legame tra Porretta e la città di Memphis, perché già i Bow Keys, che erano la resident band di questa edizione, e ora pian piano vi spiegherò come funziona il festival, arrivavano da lì, e per l'anno prossimo ci sarà la Memphis Music Hall of Fame Band diretta da Kirk Clayton, a essere appunto a fare da house band. Il Porretta Soul si snoda su varie serate e in quasi tutte le serate c'è appunto una band che arriva dagli Stati Uniti e che funge da resident band, e poi tutti gli ospiti del cartellone suonano insieme a questa resident band, e così i Bow Keys li ascolteremo per tutta questa ora insieme. E adesso li andiamo ad ascoltare insieme a Rick Hutton, che è un volto in realtà noto di MTV, era un collega del nostro Claudio De Tommasi negli anni d'oro di Video Music, e che poi adesso, insomma, da qualche anno è l'host del Porretta Soul Festival, il presentatore, ma è anche un cantante, un interprete, e così adesso ascoltiamo un brano che si intitola Kansas City, proprio di Rick Hutton insieme ai Bow Keys. Eccoli qua insieme, e intanto vi dico qualcosa sui Bow Keys, che sono appunto una soul jazz band da Memphis che sono stati fondati nel 1998 per iniziativa di Scott Bomar e che richiamano un po' il suono leggendario del resident band della Stax. Noi ci ascoltiamo questa Kansas City. Play
Hashi! Hobby! Hey. Don't you let come on, baby, don't you wanna roll? I said, sweet, sweet home, Chicago. One more time, come on, baby, don't you wanna roll? Come on, baby, don't you wanna roll? Rick Hutton insieme ai Bo Keys, un brano intitolato Kansas City, ma anche con citazioni varie come questo sul finale di Sweet Home Chicago, grande classico, poi riportato alla popolarità internazionale dai Blues Brothers, che ne fecero parte del film leggendario. Dei Blues Brothers parleremo anche più tardi, perché ci sono altri legami tra l'ultima edizione del Porretta Soul e quella storia lì. Comunque vi racconto qualcos'altro sull'edizione di cui stiamo ascoltando le registrazioni. Ci sono stati 40.000 spettatori durante le quattro serate del festival, che è stato dal 20 al 23 luglio a Porretta Terme, provincia di Bologna, sull'Appennino, diciamo tra Emilia e Toscana, con ospiti straordinari che non vi annuncio adesso, perché tanto li ascolteremo quasi tutti, e poi via via vi racconto insomma come funziona questo festival, e vi ricordo appunto che la prossima edizione sarà, ed è già prevista, dal 25 al 28 luglio 2024. E la resident band sarà appunto quella della Memphis Music Hall of Fame, ed è una band di 11 musicisti che è stata creata per celebrare i grandi artisti appunto introdotti nella Memphis Music Hall of Fame, ed è la band residente di quel posto, e che hanno contribuito in modo significativo alla musica di Memphis, alla storia della musica in generale, perché poi appunto queste grandi etichette, queste grandi band sono diventate colonne portanti di musica che ascoltiamo normalmente e quotidianamente. E quindi insomma è questo il bello, uno dei tanti begli aspetti del Porretta Soul Festival, quello di essere un omaggio a un mondo musicale che, come dicevamo nella prima parte di questa trasmissione, probabilmente Lucio Dalla è stato uno dei primi a scoprire e a portare a un pubblico più ampio, visto che era così appassionato di alcuni aspetti di quella musica. Comunque noi continuiamo, lo facciamo con i Bo Keys, stavolta da soli, protagonisti, che interpretano un brano intitolato 30, 60, 90. E a proposito di numeri, io vi ricordo il nostro 335-699-2949. Se volete mandare messaggi, sms, whatsapp, interagire con Stereo Notte. Intanto i Bo Keys. We'll be right back.
una puntata molto soul questa di Stereo Notte. Abbiamo ascoltato i Bo Keys con 30-60-90 dal vivo alla scorsa edizione del Porretta Soul Festival, che era la 35esima, e stiamo ascoltando in questa ora di Stereo Notte tutte le registrazioni che abbiamo in esclusiva per Stereo Notte. Appunto, ringraziamo la direzione artistica del Porretta Soul Festival con Graziano Uliani. Nel frattempo continuano ad arrivare i vostri messaggi al 335-699-2949. Salutiamo Lola, salutiamo anche Dani che ci scrive da Pisa e dice: che bello, ho trovato Ray Charles, James Brown. Beh, insomma, spero che anche questa ora dedicata ai live del Porretta Soul sia di tuo gradimento. C'è Alessandra da Napoli, naturalmente, credo di averla già salutata, ma non si sa mai, io la saluto di nuovo. E vi invito a scrivere ancora se volete. Vi racconto anche che tra le altre cose successe nella scorsa edizione del Porretta Soul c'era anche il console generale degli Stati Uniti d'America presente, e che ha dichiarato: il soul è la musica più americana che abbiamo e questo festival è considerato uno dei più importanti nel mondo. Questa dichiarazione ha avuto ovviamente delle conseguenze positive, perché il consolato americano ha annunciato che dal prossimo anno patrocinerà il festival, e quindi insomma si afferma sempre di più questa manifestazione. E allora noi andiamo ancora più a fondo, andiamo ad ascoltare un altro artista, Charlie Wood, che sale sul palco con i Bo Keys. Lui è un cantautore, compositore e tastierista, e anche lui influenzato dalla crescita nella città di Memphis, anche se poi si è trasferito per un periodo a New Orleans. E quindi ci sono due mondi musicali che confluiscono nella creatività di Charlie Wood. Questa è Stay With Me, dal vivo al Porretta Soul. Turn back now, we've come too far.
the heart of who I am. Is it even part of who you are? Where you belong? What you believe? Leave me alone. Don't you play with me. Woman, stay with me. Won't you stay with me? Stay with me. Won't you stay with me? Charlie Wood dal vivo al Porretta Soul Festival con questa Stay With Me, e continuiamo ad ascoltare queste registrazioni inedite ed esclusive che abbiamo avuto dal Porretta Soul Festival. Andiamo avanti con Katrina Anderson e con un brano di Isaac Hayes, che credo sia il terrore di tutti i speaker radiofonici, perché credo abbia il titolo più complicato di sempre, ma io ci provo. Si intitola Hyperbolic Syllabic Sesquialemystic ed è un brano che lui ha scritto, diciamo il titolo è proprio un gioco di parole, scritto appositamente per prendere un po' in giro quelle canzoni che usano grandi parole complicate, non necessariamente, ed era un po' appunto un gioco, però è diventato un pezzo molto importante della carriera di Isaac Hayes, perché fa parte di un disco intitolato Hot Buttered Soul, che è il disco con cui si distacca un po' dallo stile a cui ci aveva abituato, perché Isaac Hayes era prima di tutto un autore di canzoni che ha collaborato alla scrittura di grandissimi successi come Hold On I'm Coming o Soul Man, e poi ha pubblicato questo album in cui c'erano fondamentalmente quattro brani di circa 10 minuti l'uno, quindi andando oltre la forma canzone che poteva andare in radio e avere successo in quel modo, e mettendo l'accento sulla composizione. Noi ascoltiamo una versione di questa canzone interpretata appunto da Katrina Anderson e non so se vi ripeto il titolo, magari lo faccio più tardi. Comunque, Katrina Anderson nell'interpretazione di questo brano di Isaac Hayes, live al Porretta. Let me stop.
about racial relations. Tell me what I say. Hyperbolic till you reach the test we've ever missed. Come on, Joe. Hey. C'è Sergio che al 335-699-2949 dice: di la verità, Duccio, mentre passi il brano ti stai esercitando a pronunciare il titolo. Ebbene sì, e non garantisco successo, però ci riprovo. Era Katrina Anderson con la sua interpretazione di un brano di Isaac Hayes intitolato Hyperbolic Syllabic Sesquidalimistic. Vabbè, insomma, poteva andare peggio. Sono registrazioni queste del Porretta Festival, Porretta che è in provincia di Bologna, sull'Appennino, al confine tra Emilia e Toscana, secondo me non lontanissimo dalla mitica casa di Francesco Guccini, poi guardo bene sulla mappa. Ora, come vi dicevo, le serate del Porretta Soul si basano sulla esibizione di una house band che, per quanto riguarda l'edizione 2023, sono stati i Bow Keys da Memphis, e l'anno prossimo saranno invece la Memphis Music Hall of Fame Band. Con questa house band si esibiscono tutti gli ospiti della manifestazione in tre serate, poi però ce n'è un'altra dedicata ad altri ospiti che si esibiscono autonomamente, ed è il caso per esempio di uno degli artisti più sorprendenti e geniali che abbiamo avuto modo di ascoltare e conoscere negli ultimi anni, che risponde al nome di Mono Neon e che è un bassista, anche lui originario di Memphis, che tra le cose che può mettere in curriculum c'è una collaborazione con Prince, perché è stato il bassista dell'ultima band di Prince, prima che purtroppo Prince se ne andasse prematuramente. Mono Neon è un bassista funambolico, versatile, estremamente creativo, coloratissimo, perché tutto il suo look è particolarissimo. Tra l'altro è stato da pochi giorni a Roma, nell'ambito del Roma Jazz Festival, ha anche una linea di strumenti personalizzati realizzati per lui dalla Fender, un Fender Bass tutto giallo e arancione neon. Flea dei Red Hot Chili Peppers, che è uno dei bassisti più amati e stimati nel mondo, ha detto: Mono Neon è il più grande bassista che ci sia in circolazione. A noi adesso andiamo ad ascoltare, anche in questo caso una registrazione preziosa ed esclusiva dal Porretta Soul Festival, di un brano che si intitola Basquiat e Skittles, quindi c'è anche la citazione di un artista del giro, del mondo, della Factory di Andy Warhol, e insomma andiamo così a conoscere questo artista così particolare, che poi in realtà al secolo si chiama Dwayne Thomas Jr. e il papà senior è un altro grande bassista di quella scena musicale. Allora eccolo qua, Mono Neon a Stereo Notte con la sua Basquiat e Skittles. Sentite che bel funk
Sentite che bei suoni, anche questi, adatti alla nostra notte di Stereo Notte. Painting souls green and yellow, getting lost in my sweet tooth. A bag of candy will save me from doom. Thinking about all the colors in the rainbow, with a pot of gold at the end, where I stand still and pretend that I'm Basquiat. Eating Skittles, wearing my crown, turning my crown upside down. I'm Basquiat. Eating Skittles, wearing my crown, turning my crown upside down. It was deeper than the ocean, I couldn't see. The ghetto tornado was after me. Running and screaming for help, every step was till hell and back. But I met an angel in my hood, where I stand and pretend that I'm Basquiat. Eating Skittles, wearing my crown, turning my frown upside down. I'm Basquiat. Eating Skittles, wearing my crown, turning my frown upside down.
Mononeon con la sua Beschia and Skittles. Io vi invito, quando avrete tempo e voglia, ad andare a cercare una foto o un video di Mononeon per rendervi conto di quanto sia particolare il personaggio. Particolare anche il suo modo di suonare, perché Mononeon è destro ma suona da mancino, e con un basso da chi suona, da chi è destro, però girato al contrario, sotto sopra. Quindi, insomma, è come se effettivamente lo suonasse, come se stesse sotto sopra. Vabbè, insomma, è difficile da spiegare. Poi capirete, tutto questo ovviamente gli permette di avere delle sonorità particolarissime e diverse da tutti gli altri bassisti. Adesso torniamo a sonorità più classiche, ma d'altronde, come tutti i generi, anche il soul si evolve e va sempre in nuove direzioni. Torniamo a sonorità più classiche, non prima di aver letto un paio di messaggi che è arrivati al 335-699-2949. Saluto Lello, che dice: bella questa musica, da sollievo al cuore, nel senso che è musica che fa sognare. E si sa, e qui arriva una grande citazione, che i sogni aiutano a vivere meglio, come dice il grande Marzullo. E chi siamo noi per contestare le grandi verità di Marzullo, che peraltro è un collega della notte? E poi ancora arriva un messaggio di Giampiero che dice: puntata ricca di sonorità bellissime, bravissimi, grazie Giampiero e buon ascolto. Dicevo, torniamo a sonorità più classiche, lo facciamo con il grande Curtis Salgado, e quindi tornano in scena i Bow Keys, che sono la resident band del Porretta Soul Festival, con un brano intitolato Don't Let My Baby Ride. C'è da dire qualcosa su Curtis Salgado, che è originario di Portland nell'Oregon e che è un armonicista, un cantante, un frontman, ha collaborato con tantissimi artisti, la Steve Miller Band, Robert Cray e tanti altri, ma tra le cose più interessanti c'è il fatto che era la figura a cui si è ispirato John Belushi per creare il suo personaggio dei Blues Brothers, e tra l'altro l'hanno omaggiato perché nel film c'è il personaggio interpretato da Cab Calloway che si chiama proprio Curtis, come Curtis Salgado. Tutto questo dipende dal fatto che John Belushi si trovò a girare Animal House in Oregon, a Eugene, che è vicino a Portland. Conobbe Curtis Salgado, passarono moltissimo tempo ad ascoltare insieme dischi di musica soul, e quindi John Belushi, insomma, rese Curtis Salgado una sua grande fonte di ispirazione. Don't Let My Baby Ride, live al Porretta Soul Festival. How's everybody? All right. Want to talk about my lady. This my baby ride, no. Oh, no, no, let my baby ride, no. If she flag your train, standing in the rain, don't you let
one more time. Curtis Salgado con la sua Don't Let My Baby Ride, e questo era uno dei tanti live dalla scorsa edizione del Porretta Soul Festival che stiamo ascoltando. Porretta, che è un posto appunto in gran parte dedicato a questo mondo, perché c'è il parco Rufus Thomas, che è il posto in cui si svolgono i concerti, c'è via Otis Redding, c'è un ponte dedicato a Solomon Burke, ci sono tanti murales che raccontano la storia del soul. Tutto questo, se volete, lo potete vedere anche in un film, un documentario che si intitola Soul Journey e che trovate su Rai Play e che ogni tanto va anche in onda su Rai 5, quindi insomma lo trovate facilmente sulle nostre piattaforme. E arrivano ancora i messaggi, notte di San Martino con le castagne e il vino, stereonotte ascoltiamo, grazie Padre Mariano che ci ascolti spesso, e andiamo avanti, lo facciamo con la voce di Robin McKell, la sua versione di un grande classico che è Chain of Fools, e che ci riascoltiamo insieme. Uno dei dischi più recenti di Robin McKell è un tributo a Ella Fitzgerald, per dirvi su con quali artisti si cimenta questa interprete. Si intitola Impressions of Ella e c'è anche quel fenomeno di Kenny Barron al pianoforte, ma intanto ce la ascoltiamo con i Bow Keys. Questa è Chain of Fools, Robin McKell a Stereonotte. Chain, chain, chain. Chain, chain, chain. Chain, chain, chain. Treated me mean, yeah. Oh, I said you treated me cruel. Some trail.
Chain of Fools nella versione di Robin McKelley ci accompagna verso la fine di questa puntata di Stereo Notte dedicata al soul, in questa seconda parte dedicata interamente al Porretta Soul Festival. Abbiamo ascoltato registrazioni esclusive della 35esima edizione, di quella andata in scena a luglio 2023, e ringrazio il patron Graziano Uliani che ce le ha regalate per Stereo Notte, l'ufficio stampa Maurizio Quattrini. Vi ricordo l'appuntamento per la prossima edizione dal 25 al 28 luglio 2024, sempre a Porretta in provincia di Bologna, perché davvero c'è modo di scoprire tantissimi artisti. Vi ricordo anche che la resident band per la prossima edizione sarà la Memphis Music Hall of Fame Band. Ringrazio Leonardo Patanè in regia, Stefano Siani in console, tutti voi che ci avete ascoltato e ci avete scritto, e andiamo a chiudere con un gigante, un uomo che ieri ha compiuto 90 anni, sto parlando di Bobby Rush, musicista della Louisiana, che ha vinto il primo Grammy, pensate, a 83 anni, quindi 7 anni fa, per l'album Porcupine Meat, e fa parte della Blues Hall of Fame, della Mississippi Musicians Hall of Fame, del Rhythm and Blues Music Hall of Fame, insomma, davvero una leggenda, e ha suonato con Etta James, Olin Wolf, Muddy Waters, vabbè, insomma. Bobby Rush lo ascoltiamo con Chicken Heads, uno dei suoi grandi successi. Grazie a tutti da Duccio Pasqua e a risentirci a venerdì prossimo con Stereo Notte. Little girl, you shook and cooked me here, piano. Little girl, I like the way you look. When you cook that chicken, save me the head. Should be working, but I'm home in bed. Thinking about you. Dreaming about you. Love that girl. But I love them chicken heads too. Without your love, girl, I just can't go on. Feeling I have for you is much too strong. Let me in, let me in, let me in, let me in on it. My love for you is so doggone strong. Like the Mississippi River roll on and on. If loving you was a doggone crime, I'd be sitting in jail done fat 99. Thinking about you. Dreaming about you. Love that girl. But I love them chicken heads too. Without your love, girl, I just can't go on. This feeling I have in much too strong. Let me in, let me in, let me in, let me ease on in. For the band, ladies and gentlemen, the Bo Keys. Rai Radio 1, sapere subito, capire meglio.